Ciao ragazzi, oggi andiamo a registrare l'ultimo video. Andiamo a registrare qua in un boschetto antropico, ma molto interessante che vedete qui. E vi porto là dentro sotto un pioppo bianco. Questo qui è un bosco che vengo sempre spesso a vedere. Guardate che bei pioppi bianchi giganteschi, questi hanno 20-30 anni. Insieme poi a tutto il resto. Ci sono anche delle tamerici addirittura qua. E qua ci sono delle mucche, poi andiamo a fare subito il video, se no. Di un'azienda agricola che guardate come usano, come non viene utilizzato, tutto lo sfalcio viene accumulato qui. E non utilizzato, tra l'altro viene anche, tra l'altro in queste mucche vengono anche lanciate tutte le rimanenze delle fragole che hanno coltivato, e guardate quante fragole ci sono, piccoline, ma si può mangiare qualcosina venendo qua in questi posti. Tra l'altro queste non usano neanche dei, insomma, dei azotati e pesticidi, insomma, questi le buttano proprio qui e crescono in maniera naturale. Bene, entriamo qua dentro, una delle mie zone preferite. Foresta antropica questa, poi naturalizzata, e qui c'è il pioppo bianco, bellissimo, guardate che bestia, che mi ha anche ispirato a piantare dei pioppi bianchi. Non ci avrei pensato di piantare dei pioppi bianchi, ma vedo che si adattano in maniera stupenda. Questo, ragazzi, non ha più di 30 anni, guardate che bestia. Qui olmi, allori anche, spontanei, sanguinelli, c'è di tutto. Roverelle e via, iniziamo il nostro video. Ci siamo, allora, questo è appunto l'ultimo video, spero che si senta bene perché non registro spesso con la telecamera frontale, spero che il microfono del telefonino funziona bene. Questo qui è il mega pioppo che, diciamo, vengo spesso a visitare e a riflettere qua sotto a questo albero maestoso, così giovane ma così già grande. In realtà è un pioppo che i pioppi non durano tanto, comunque a 30 anni è già un individuo maturo che va per l'anzianità. Comunque, lasciandolo perdere il pioppo, io cos'è che voglio fare in questo video? Questo sarà l'ultimo video che vedrete, almeno per quanto riguarda un anno, credo, su questo canale. Direi sì, per un anno questo sarà l'ultimo video che vedrete, perché appunto andrò in India a lavorare a dei progetti agroforestali, molto probabilmente, non è neanche totalmente sicuro, però mi assenterò per un anno, ecco. E quello che mi chiede, innanzitutto vi vorrei ringraziare a tutti quanti che mi scrivete, mi domandate, mi criticate, mi supportate, tutti quanti. È stato bellissimo, è stata un'avventura molto bella da quando ho iniziato a fare video, credo 2 anni fa ho iniziato a fare video e a postare i primi esperimenti, e le cose imparate, ragazzi, sono in 2 anni, se uno si mette lì, che martella, 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 sempre nella stessa situazione, nella stessa argomentazione, fa pratica sempre negli stessi, in questo caso qui in agricoltura, le cose che si imparano sono tantissime, tantissime. Posso dire di poter aver imparato più adesso in questi 2 anni rispetto che all'università, tantissimo. Io, vabbè, all'università non ho studiato agronomia, ho studiato scienze naturali, poi mi sono specializzato, ho fatto un master in ecologia, in conservazione della natura,
però anche a livello di comprendere le dinamiche ecosistemiche, mi è servito molto di più entrare dentro una foresta, osservarla, rispetto che studiarla in un libro. Infatti, molti che mi fanno domande, ma che cos'è, che testo mi consigli, che libro mi consigli, dove dovrei partire? Io in realtà vi consiglio una cosa che spesso pochi credo consigliano, che è quella di partire dalla terra, cioè partite piantando la terra, partite osservando e intanto facendo qualcosa, intanto piantando. Questa è per me la cosa migliore che si può. Da dove si può appunto partire. Perché dico questo? Perché vedo moltissime persone che hanno un sacco di nozioni mentali su dov'è che va quell'albero lì, com'è che va trattata la terra lì, com'è che va messo quel seme lì, conosce migliaia di specie, ma non ha mai piantato un albero e nel momento in cui si trova a piantare gli alberi fallisce. Perché a livello teorico puoi sapere tantissime cose, ma se a livello pratico non hai esperienza, la pratica è tutto un altro mondo dalla teoria. E quindi io vorrei dire una cosa, vorrei dire che da come siamo abituati nella nostra società, che ci viene prima insegnata la teoria e poi si passa alla pratica, per me bisognerebbe fare il contrario. Cioè prima si fa pratica e poi si passa alla teoria, perché con la teoria ti specializzi, con la pratica capisci di cosa stai parlando. Questo è il mio punto di vista, chiaramente uno fa quello che meglio crede. E quindi cosa vi voglio dire? Vi voglio dire piantate alberi, anche se non sapete niente, anche se non sapete neanche che albero state piantando, piantatelo, se avete l'opportunità piantatelo, curatelo nella maniera in cui vi sembra migliore e più lo fate come ogni cosa nella vita, più si sviluppa esperienza. Per me è chiarissima questa cosa, cioè non si può nascere imparati su qualcosa in cui non abbiamo appunto esperienza. E io all'inizio avevo tantissimi concetti, vi faccio prima questo prologo perché poi vi andrò a fare vedere appunto questi schemi agroforestali che ho sviluppato nel corso di questi 2 anni, non sono cose perfette. Però possono essere dei punti di partenza per tutti voi, soprattutto quelli che mi fanno parecchie domande sul sesso di impianto, ma un po' insomma, su tutto quanto. E quindi dicevo, io partendo in questi anni con tantissime idee in testa, ero tornato a casa, già da piccolino avevo questa idea di seminare, il mio sogno era buttare dei semi da tutte le parti e vedere cosa succedeva, già 5-6 anni. Avevo questa idea, mi ricordo appunto che c'era mio babbo che coltivava là, c'era tutti questi bustini di sementi. Il mio obiettivo, quello che volevo fare era prendere le sementi e non buttarle nel terreno vuoto, le volevo buttare nell'erba, cioè sopra l'erba, volevo vedere cosa succedeva, avevo questo sogno. Però il tempo era considerato uno spreco, quindi non me lo lasciavano fare, finché finalmente adesso l'ho fatto. Lo vedete tutti questi esperimenti, tra l'altro li vedete anche nei miei video, che butto proprio i semi in mezzo all'erba e qualcosa c'è da imparare. E quindi ho sempre questa idea, sin da bambino, della natura, però anche di non solo la natura fermi lì, cioè noi come esseri umani siamo natura, no? E quindi per quale motivo dobbiamo tenere la natura come un quadro? In realtà se noi impariamo a imparare dalla nostra parte naturale, che è anche quella a cui vediamo, quindi la natura, possiamo tranquillamente intrometterci nella natura, uso questo termine un po' forte, per far sì che non succeda niente, cioè che la natura sia armonica, i boschi diventano armonici, ma allo stesso tempo siano produttivi per noi, ma anche per gli animali. C'è quindi una simbiosi che dovrebbe essere così, perché è sempre stato così in passato, l'Homo sapiens fino a diverse migliaia di anni fa è sempre stato in simbiosi con la natura. Se non fosse stato in simbiosi con la natura, non saremmo qui a parlarne, saremmo tutti estinti. In questo momento quello che succede è che l'Homo sapiens, con tutti gli strumenti che ha, con tutto questo potere che ha a livello sia di energia, quindi di petrolio, di macchinari e via dicendo, è in grado veramente di influire tantissimo nella natura. Ma quello che pensa la gente, dice, ma così distruggiamo la natura.
ma in realtà distruggiamo noi stessi se ci pensiamo, perché noi abbiamo bisogno della natura, questo è quello che non pensa la gente. Ah, gli ambientalisti, così, ma non è, non, anche la persona meno, tra virgolette, ambientalista è ambientalista, perché gli interessa che la natura funzioni, perché sennò non ha da mangiare. Non ha neanche il petrolio, non ha, perché il petrolio è un, come si dice, un idrocarburo fossile, cioè sono piante che si sono fossilizzate, liquefatte nel carbonifero, o comunque milioni di anni fa. Quindi tutto ciò che utilizziamo a livello energetico, tutto ciò che utilizziamo viene dalla natura, sia in maggior parte dal regno vegetale, in piccola parte dal regno animale. Quindi è di nostro interesse, deve essere, se non è di nostro interesse, vuol dire che non abbiamo capito come funzionano le cose, non abbiamo capito come, per quale motivo siamo qui. Perché se le dinamiche ecologiche, ecosistemiche si vanno a far benedire, cioè non funzionano più, veramente rischiamo grosso, veramente si rischia molto molto grosso, perché l'animale, essere umano, è all'apice della complessità, siamo all'apice della catena alimentare, cioè governiamo tutte le altre specie. Non voglio utilizzare, so che alcuni danno fastidio questi termini governare, però è quella, noi abbiamo il potere di governare le altre specie. Non dobbiamo sottomettere, dobbiamo, da questo è il mio punto di vista, vivere in maniera armonica. E quindi il concetto è che se non impariamo, dato che è la cosa più fondamentale che c'è, a coltivare in maniera armonica, senza che si fanno dei danni appunto al suolo, e desertificando il terreno, renderlo meno organico, perché poi dobbiamo pensare a sempre tutta la grandissima biodiversità che c'è nel terreno, che nessuno calcola, appunto la grandissima percentuale di microrganismi che c'è nel terreno, che piano piano si sta perdendo, si sta esaurendo e si sta estinguendo. Questo vuol dire che il nostro cibo sarà sempre meno nutriente, appunto. Tra l'altro, facendo questo discorso, vi invito a seguire la campagna Save the Soil di Isha Foundation, Sadhguru, che sta portando un messaggio per la prima volta a livello planetario, importantissimo, a tutti i leader politici di tutto il mondo. Anche qua in Italia è andato a parlare con il sottoministro dell'agricoltura, è andato anche su Rai 1 a parlarne. Sta facendo un giro di 100 giorni in moto e sta sensibilizzando appunto tutti i paesi all'estrema importanza del suolo, all'estrema importanza che se perdiamo la fertilità del suolo, se perdiamo la biodiversità del suolo, se perdiamo il contenuto organico del suolo, in realtà stiamo perdendo la nostra salute, la nostra vita e di tutti gli altri animali. Questo è un argomento importantissimo. Quindi visitate Save the Soil, il sito, il canale, iscrivetevi al canale Salva il Suolo in italiano, sì, su Instagram, su YouTube, su Facebook. Se sapete l'inglese seguite Save the Soil, perché imparerete tantissime cose. Ripeto, l'ho detto tantissime volte, forse l'ho detto anche prima nel video, all'inizio. Il suolo viene considerato da noi ancora, da esseri umani, dalla maggior parte degli esseri umani, dalla maggior parte dei politici, dei ministri dell'agricoltura, come qualcosa di inerte che va sfruttato fino alla fine. Io non voglio farvi un discorso moralistico, ah, dobbiamo rispettare quei microbatteri. Io vi voglio fare un discorso che se non rispettiamo la fertilità del suolo e la degradiamo, ripeto, non mangiamo noi. Quindi vi faccio un discorso ben egoistico, ben ben egoistico, che siate egoisti, perché se sarete egoisti rispetterete per forza il suolo, almeno vorrete che i vostri agricoltori coltivino un suolo fertile, perché è dimostrato dalla scienza che i vegetali, la frutta, la verdura e anche gli animali, se mangiate carne, hanno più micronutrienti e vitamine, oligominerali, per noi che mangiamo appunto questi alimenti. Se il terreno è degradato, dobbiamo sostituire la fertilità con fertilizzanti di sintesi, che sono l'urea, che sono l'ammonio,
che sono il potassio, il perfosfato, tutte queste cose qui che vengono prelevate nella maggior parte appunto da molte, tipo il fosfato viene prelevato in Marocco, il 70% dei fosfati vengono prelevati in Marocco, il potassio viene prelevato in maniera sintetica insieme all'urea con dispendio di energia altissimo. E infine ciò che viene prodotto in questa maniera qui, in maniera di fertilizzazione e di sintesi, non ha assolutamente la stessa qualità nutritiva, parlo di nutrizione, parlo di chi mangia, noi mangiamo questi prodotti che non ci portano a carenze alimentari e sempre più malattie. Quindi è per quello che voglio dire. Se non avete questa sensibilità nei confronti del terreno e non percepite che è vivo effettivamente, che è effettivamente qualcosa qualcosa di complessissimo, se prendete un pezzo di terreno fertile e lo guardate sotto il microscopio, vi renderete conto della complessità enorme che c'è al terreno. Se non capite questa cosa, e ci sta perché non è facile, insomma, ci vuole un minimo, un pochino di studio. Ma neanche così tanto in realtà, basta poca informazione in realtà. Siate egoisti, siate, io voglio mangiare bene, quindi voglio, dato che la scienza che mi dice che questo potete verificarlo in qualsiasi studio scientifico, ci sono tantissimi studi scientifici di tutte le università più famose americane, ma anche inglesi, anche italiane, che se il suolo non è fertile, se il suolo non è vivo, se il suolo non è a livello di microrganismi complesso, quindi non alta biodiversità, i nutrienti sono bassi. Quindi avrete voglia di mangiare il cibo da un agricoltore che preserva la fertilità dei suoli e aumenta il contenuto organico. Questo è un discorso molto molto importante. Potete, nel mio, nei, io infatti vi consiglio di riguardarvi i miei video o comunque anche tanti altri video chiaramente che ci sono su YouTube, però in diversi video prendo veramente in stretta relazione questa considerazione appunto della fertilità dei suoli. Cosa vuol dire o no? Vado in dei suoli completamente degradati, le comparo con suoli che hanno comunque l'erba, o comunque che hanno un alto contenuto organico per via di alcune tecniche come la rotazione, come il maggese e via dicendo. Quindi potete osservare. Vi basta anche scrivere per capire quanto il suolo sia vivo, scrivete su YouTube suolo, terreno sotto microscopio e vedete la quantità di batteri, la quantità di amebe, la quantità di protozoi, di nematodi che ci sono e vedrete che microvita, che c'è predatori, predati, piccoli pezzi di sostanza organica che vengono inglobati di qua e di là. È una vita assurda che noi che non abbiamo gli occhi come un microscopio non vediamo. Quindi questa è la parentesi del suolo, fondamentale ragazzi. È inutile che io vi faccia tutto questo discorso sull'agroforestazione se non comprendiamo l'importanza del suolo. Solo dopo che abbiamo compreso il rispetto del suolo, perché ci serve per noi stessi, per produrre del buon alimento per noi stessi, allora possiamo parlare di alberi, di ortaggi, di agroforestazione, di stratificazione e di potatura. Solo dopo, perché questa, se ci fate caso, spesso gli agricoltori non iniziano dal terreno, ma iniziano dalle piante. Bisogna iniziare dalla terra, parlare della terra, poi si passa alle piante. Chiaramente quando si parla di terra già si sta parlando di piante perché c'è una strettissima relazione, come nei video che vi faccio vedere già diverse volte, c'è una strettissima relazione di simbiosi tra batteri, micorizze, funghi, appunto, e radici, radicole delle piante. Sono nati assieme, non sono nate prima le piante e prima i batteri, sono nati assieme. Quindi sono nate in simbiosi. E questo va compreso. Quindi quando coltiviamo una pianta, state coltivando anche dei batteri e dei funghi. Ricordatevi che con funghi non parlo di funghi, sono miceli, fungali, di basidiomiceti e via dicendo. Comunque.
Bene, andiamo, cerco, mi è difficile, a me mi piace parlare a ruota libera, non riesco molto a argomentare e tenere dei capitoli, faccio fatica, però cerco di essere piuttosto esplicativo e allo stesso tempo sintetico, se no ci perdiamo un po'. Quindi ritorno un attimo brevemente al grandissimo ringraziamento che vorrei fare a tutti quanti voi, che avete portato un contributo. Nei commenti, vi siete interessati, avete guardato i video, mi avete domandato, purtroppo ragazzi è impossibile rispondere a tutti quanti, mi avete scritto per email su Instagram, su Facebook, nei commenti, e a volte vi ho risposto con qualche video, a volte vi ho risposto scrivendo, ma è impossibile rispondere a tutti quanti, non che il mio canale sia così tanto grande, che siamo in così tanti, però diciamo che se uno vuole, se voglio rispondere bene in maniera piuttosto esaustiva, evito di rispondere, cioè nel senso se devo rispondere male evito di rispondere, ecco. E quindi per questo faccio anche questo video con tutti gli schemi, vi vorrei dire appunto partendo dall'inizio come fare, però vi consiglio di guardare e riguardare i video che ci sono nel canale passati, come ho fatto il sistema, l'importanza della lavorazione del terreno nella fase iniziale. E tutte queste cose qui, quindi vi ringrazio estremamente anche, e questo veramente vi ringrazio di cuore per le persone che hanno donato, soprattutto nella prima fase, quando stavo impiantando il sistema, chi ha appunto donato qualche soldo per gli alberi, per comprare la paglia anche, per comprare il compost, mi ha permesso di tamponare un pochino le spese che comunque sono state tutte sotto a mio carico, chiaramente. Il fatto è questo, che io mi sono buttato in questa avventura appunto perché ne sentivo il bisogno, ne sentivo bisogno di contribuire in qualche maniera, soprattutto di imparare e poi di poter condividere. E quindi la condivisione mia è totalmente gratuita, però diciamo sono riuscito a tamponare un 15-20% delle spese che ho dovuto sostenere. E chi ancora vuole aiutarmi per cercare di diciamo così, di attutire il più possibile le spese che ho dovuto avere, può fare ancora una donazione, anzi vi ringrazio enormemente. Vi lascio il link qua di sotto di PayPal e anche bonifico bancario. So che questa è una tematica che non è che nei video sia molto piaciuta, però sappiate che ci sono dei costi, ho dedicato tutto il mio tempo, ho lavorato quasi solo a questi progetti qui, e sappiate che non è facile anche per tutte le critiche che ci sono dietro da parte di molte persone, comunque, e anche se non sono vocali le senti che spingono, però vi voglio veramente ringraziare e chi vuole ancora donare lo ringrazio veramente, veramente di cuore. Vi lascio in descrizione tutti la maniera di poter donare. E niente, passando avanti. Sì, allora, scusate, prima mi dimenticavo un'altra cosa che è fondamentale, importantissima, importantissima. Perché ci troviamo al momento in una situazione molto di stallo in tutto il mondo, in Unione Europea, soprattutto comunque nel clima temperato nostro, dove l'agricoltura, comunque, questa qui è sintropica, appunto tra virgolette, dal creatore, che è Ernest Gosch, che io ho avuto modo di sperimentare in Brasile, non ho conosciuto direttamente Ernest, ho conosciuto un suo allievo. Ho sperimentato in dei campi a Minas Gerais e quando sono arrivato lì ho detto, ragazzi, questo è il paradiso. E era impressionante, ripeto, banane, manghi, avocado da tutte le parti, con sostanza organica che veniva sempre ributtata giù. Però cosa succede? Che farlo nei climi tropicali e anche subtropicali è piuttosto semplice. Cioè, non possiamo dire che è veramente semplice, ma abbiamo il grandissimo vantaggio che abbiamo produzione vegetale tutto l'anno, quindi praticamente non c'è l'inverno, anche se un po' d'inverno c'è, ma non c'è il nostro inverno con le piante che chiudono le gemme, insomma, il cascano le foglie.
Nel nostro clima è tutto molto più lento, chiaramente, no? E quindi è tutto molto più difficile sperimentare. E in questo momento qui in Europa, ma anche negli Stati Uniti, che io sappia, o comunque in tutti i climi temperati, ci sono pochissimi esperimenti. Ci sono pochissimi esperimenti di agroforestazione, in questo caso sintropica. Poi mi piacerebbe tantissimo spiegarvi la differenza tra sintropia ed entropia, ma non credo che in questo video. Dopo diventa troppo lungo, diventa comunque potete andarlo a cercare su internet. Però in un'agroforestazione normale non si pota continuamente, invece in un'agroforestazione sintropica vedrete che l'accumulo di materiale organico è quasi un'ossessione per favorire e aumentare la velocità appunto di stimolazione appunto di ormoni radicali, gibberelline, bla bla bla, citochine, via dicendo, per produzione anche di humus fertile. Praticamente si accelera ciò che fa naturalmente un bosco, cioè come vediamo qua la sostanza organica che produce in un anno un bosco, in una agroforesta sintropica la cerchiamo di produrre in 5-6 mesi, ecco, anche di meno, 2-3 mesi. Il processo chiaramente in un clima tropicale è molto più veloce perché la crescita è più veloce, c'è più acqua e tutto, c'è più sole. E non c'è l'inverno. Qui da noi l'insolazione è minore, abbiamo meno specie a disposizione, abbiamo l'inverno e per questo non è difficile fare prendere piede questa agricoltura qua. E quindi io ho visto pochissimi esperimenti in Europa, ne conosco effettivi, fatti bene, che mi sembra, ne conosco uno in Portogallo, quello di Mark Lieber, e uno in Belgio. Che non mi sembra che si chiama da Bush, qualcosa del genere, non mi ricordo. E per il resto, che a me soddisfano dal punto di vista pratico e visivo, non ne conosco altre. Non vuol dire che non voglio sminuire gli altri progetti, però non ne conosco, ecco. E in questi 2 anni, diversi di voi che mi avete scritto, ho conosciuto diverse persone esperte in realtà, come il grandissimo Peter. Peter, se non sbaglio, mi scrisse un annetto fa, sì, più o meno a maggio dell'anno scorso, se non sbaglio. Infatti, il potenziale di internet è enorme, ragazzi, se viene utilizzato bene per scambiarsi idee e poi ci si incontra anche in realtà. E mi scrisse, via dicendo, ci scambiamo un sacco di idee. Venne qua nella mia piccola agroforesta sperimentale a vedere un po' la cosa. Andammo anche a piantare insieme con lui in un altro progetto che sono i ragazzi di Milano di Soul Food Forest Farm, credo, una roba del genere. E poi in maniera costante, diciamo, ci siamo scambiati idee, abbiamo tantissime idee ancora differenti. Lui fa più l'orto, io non faccio quasi l'orto. Mi dedico più comunque alla componente arborea, però è nato, diciamo così, una collaborazione a livello di contenuti, di scambio di contenuti grandissima. Infatti, è una cosa che voglio assolutamente spronarvi a fare, voglio spronarvi assolutamente a fare video, a conoscervi, a conoscerci, perché si migliora veramente in molto meno tempo rispetto a stare completamente da soli. È importante la condivisione su queste cose qui, perché gli alberi crescono lentamente e se noi ne piantiamo 5, un nostro amico ne pianta 5, avremo 10 alberi che possiamo osservare, ok? Quindi abbiamo scambiato tanti, soprattutto con Peter. Poi ci sono stati tanti altri ragazzi in realtà. Tra cui Matteo anche, vorrei ricordare, Matteo Di Passio in Trentino Alto Adige, qualche amico in Francia, anche Vincent, Thomas e via dicendo, insomma. Però niente, con Peter c'è stato, lui se non sbaglio ha fatto esperienza prima in Australia, poi in Vietnam e poi in Thailandia, con l'agricoltura sintropica. Poi come me durante il Covid è tornato qua e ha iniziato a sperimentare qua. Lui ha proprio una piccola azienda agricola dove vende ortaggi. Vi invito assolutamente a guardare il suo canale, anche se ha pochissimi video per il momento, ma
Soprattutto il primo video è bestiale, ragazzi. Il suo canale si chiama Ibu Staccato Bumi Agricoltura Sintropica. Lo trovate. Nel suo primo video, che gli è venuto benissimo l'anno scorso, c'è un progetto di agroforestazione sintropica a livello ortivo che io ne ho visti veramente pochi e vi assicuro che rimarrete stupiti. Poi vi invito anche di seguirlo, anche perché sta pubblicando un video anche dei suoi progetti, di come vorrebbe strutturare un progetto di orticoltura market gardening dentro a un progetto di agricoltura sintropica, che è molto fattibile, anzi si combacia molto bene. E quindi, insomma, più siamo che condividiamo le nostre esperienze, l'unione fa la forza. Inoltre vi invito a iscrivervi nel gruppo, che ho aperto in realtà un paio di anni fa, però ho deciso di iniziare a invitare gente adesso perché appunto sto andando via, mi piacerebbe che qualcuno di voi sperimentasse tutti questi sistemi, non tutti, però almeno come punto di partenza, e poi le possiamo condividere in questo gruppo. Il gruppo si chiama Agricoltura Sintropica barra Agroforestazione Italia, tra parentesi Terra Genera dentro, per capire che comunque sono legati a questa sperimentazione. E quindi questo è l'estrema importanza della condivisione. Anche Matteo, vorrei ringraziare tantissimo, Trentino Alto Adige. Ci siamo sentiti il primo anno, ancora 2 anni fa in realtà. Matteo, grandissimo ragazzo, anche lui è venuto a visitarmi qua. Così ha preso la sua moto con la sua ragazza. Un giorno ha detto: adesso vado là a vedere cosa c'è. E tra l'altro ancora non c'era neanche il progetto agroforestale. Abbiamo condiviso diverse cose, è stato bello, è stato molto interessante. Anche lui adesso un bel progetto. Adesso non so se condivide video, però una volta si chiamava Ricciosfera, quindi provate a vedere se c'è su Instagram o YouTube. E niente, quindi io vi invito a tutti voi, veramente ragazzi, è fondamentale. Io spero che ascoltate tutto questo video perché vi dico, oltre che gli schemi, vi dico, vorrei anche motivarvi un po'. Mi sento questa voglia di motivarvi. Perché finché si rimane da soli, si rimane, diciamo così, sempre convinti di quello ciò che stiamo facendo è la cosa giusta, senza condividere agli altri e senza far sì che abbiamo un'idea che forse stiamo sbagliando progetto, forse stiamo sbagliando di mettere quell'albero lì in quella maniera, non si impara più di tanto. Ma nel momento in cui ci apriamo alle opinioni anche degli altri, si impara veramente tantissimo, veramente. Io mi sono messo a discutere tantissimi miei concetti che avevo sicuri in testa, ho detto, qui io sto sbagliando. E se non l'avessi fatto sarei ancora lì a perdere tantissimo tempo in cose che, tipo la potatura, ecco, la potatura non potavo, mi sono reso conto che potando in una certa maniera gli alberi da frutto, boom, esplodono e producono 1.000 volte di più. Questo è un esempio, comunque. E condividendo avrete la possibilità, partendo da internet, di vedere immagini di altre persone, confrontarle con le vostre, mettere in dubbio le cose che non funzionano e mettere quindi in dubbio le vostre credenze, perché abbiamo tutti tanti, molte credenze che ci ostacolano in realtà a migliorare. Le credenze ci ostacolano tantissimo a migliorare in realtà, se riusciamo a rimanere aperti il più possibile. E questa condivisione è fondamentale. Se quindi aprite un canale di YouTube, aprite un canale di Instagram, aprite un Facebook di là, pubblicate delle foto. Se non volete aprire niente, pubblicate le foto nel gruppo che vi ho detto, che ho aperto. Condividete, condividete, condividete. Perché si parte da internet, ma si finisce sempre a fare dei progetti assieme. Questo, ragazzi, non penso, anche per me è. Facebook e così non sono dei social, ma sono dei punti di partenza, sono dei grandissimi punti di partenza. Per esempio, non credo che avrei mai potuto conoscere questi ragazzi, non avrei mai potuto conoscere Peter, non avrei mai potuto restare in contatto con gli amici in Francia, con Matteo,
non l'avrei mai potuto conoscere e infine ci siamo anche visti, poche volte però, e sicuramente se fossimo rimasti tutti qua sarebbe nato un bel progetto tutti assieme. E quindi utilizziamo bene internet e condividete le vostre foto, non abbiate paura, cioè, tutti hanno da imparare, ognuno al suo livello, ma non c'è, tutti sono disposti poi ci aiutiamo tutti a vicenda. Un'altra cosa che mi sento di dire prima di iniziare di parlare veramente di progetti agroforestali, quindi di sistemi di schemi, farvi vedere gli schemi, sono tante le belle cose di condivisione che ho visto in questi tempi, però c'è anche una fascia di persone che sono molto, ragazzi, troppo competitive. Vogliono essere i primi a far vedere che sono bravi o comunque che hanno lo schema perfetto, sanno tutte le tecniche di agricoltura sintropica, ti dicono tutte le percentuali di ombreggiamento, bla bla bla, così così. E poi alla fine, quando gli vai a chiedere, mi fai vedere un esempio, non c'è nulla di pratico. Mi prendono, cioè, sono molto critici su ogni cosa, insomma. Sulle spese che sto sostenendo, dicendo sulla paglia, su come utilizzo la sostanza organica e via dicendo, ma ci sta, questo ci sta che la gente sia critica, però io vi invito a non essere così tanto critici, nel senso che nessuno nasce imparato e che soprattutto se uno, la critica è importante in realtà, ma la critica costruttiva, perché la critica giusto per criticare, al sole per criticare e per semplicemente non cioè far vedere che sei più bravo degli altri così non ha senso. Se uno mi critica e mi fa vedere un sistema agroforestale fatto bene, fatto appunto, e mi fa vedere dove sbaglio, allora tanto di cappello. Giù la testa Però ne ho visto poco di cose di questo tipo. Soprattutto le persone, soprattutto che sono ad alto livello, non criticano più di tanto, anzi ti danno i consigli. E quindi a volte subito nei commenti capisco subito il certosino che ha voglia di dire, di farsi vedere, di dire come dovrebbero essere le cose. Però chiaramente quei commenti lì van bene anche quelli lì, van bene tutto. Però è un consiglio che vi do dal mio punto di vista. Bene, cerchiamo quindi, ripeto, di non essere così tanto competitivi, almeno per noi che sperimentiamo, cerchiamo quantomeno, giriamo, clicchiamo, sennò, cerchiamo di condividere, cioè di cioè che sia costruttiva la cosa, ecco, non che sia distruttiva. E quindi soprattutto da adesso che stiamo partendo qualcosa di nuovo, ecco, non stiamo facendo capito, qualcosa che è già stato fatto da tantissimo tempo dall'uomo e abbiamo tantissima esperienza, non c'è esperienza, quindi la cosa migliore in realtà è in questo momento qui è collaborare, anche ci sarebbe tantissime cose da dirvi di gente che mi ha inviato email, che mi chiede dei dati, poi non risponde più, non chiede neanche grazie. Il mio obiettivo comunque è sempre dare i dati a tutti quanti, la distanza degli alberi, come faccio manutenzione, anche a aziende agricole che so che non mi rispondono, poi dopo, però voglio che si aumenta la consapevolezza in agroforestazione e Terra Genera è nata come appunto come una no profit, quindi l'obiettivo è spargere quello che ho imparato, i sistemi che sto facendo adesso. Per far sì che possano comunque raggiungere più ettari possibile, ecco, anche perché non pensate di tenere segreto uno schema agroforestale per tanto tempo, perché comunque ci vuole poco che le persone vanno in un campo e vedono le distanze degli alberi. Quindi so che si fanno anche tanti corsi, vi dicendo che non sono assolutamente contrario, però a volte vengono tenuti un po' nascosti questi schemi agroforestali come se fossero dei sancta sanctorum che non si possono condividere perché sono fonti di possibilità per fare dei corsi, ma se poi non si sanno utilizzare, poco servono.
Bene, allora passiamo alle basi ora. Prima di farvi vedere gli schemi, perché poi per vedere gli schemi bisogna sapere le basi di come lavorare il terreno. Allora, ripeto, questa è la mia esperienza, la devo sempre ripetere perché poi dopo so che c'è qualcuno che pensa che quello che dico non è oro colato. È la mia esperienza basata in 4-5 anni di concentrazione fissa, soprattutto 2 anni di concentrazione fissa, 4 anni un po' troppo forse. Vi parlo di 4 anni di pratica, non di studi, di pratica. Allora, il terreno, ragazzi, io parto proprio da tutti, perché anche ultimamente qualcuno mi ha scritto un'email, come lavorare il terreno all'inizio, e via dicendo. Prima di mettere gli alberi, io consiglio, se si vuole fare una cosa seria, di lavorare il terreno. So che è un controsenso ed è un paradosso rispetto a quello che stavo dicendo della fertilità del terreno, se si rigirano i strati, però all'inizio, se no, e questo l'ho fatto, all'inizio non, in certi casi non ho lavorato il terreno e ho piantato gli alberi così, ho semplicemente fatto una buca. E vedo, ragazzi, che la differenza è enorme rispetto a dove si lavora il terreno in profondità, fino a 50 e anche 60 centimetri. Perché lavorare il terreno? Perché la terra si è scompattata, le radici vanno, viaggiano, anche se la fertilità è bassa in realtà. Ho visto questo, ecco. Se il terreno è fertile ma è compatto, in realtà fertile e compatto non è una cosa che sta assieme. Comunque ci sono dei casi in cui il terreno è intoppato, ma c'è molta sostanza organica, è molto denso, ma c'è molta sostanza organica. Anche in quel caso lì, cosa succede? Che le piante non hanno possibilità di assorbire quei nutrienti perché non è disponibilizzato, perché il suolo, per essere realmente fertile, deve avere una struttura, deve avere. È una struttura che è formata di macro, meso e microgranuli. Ci devono essere tutti, ci devono essere. Un suolo quindi poroso, ma non troppo poroso. Un suolo quindi areggiato, ma non troppo areggiato. Un suolo che quindi non è compatto, ma non è un polverone. La cosa migliore, da come ho visto io, è lavorare il terreno. Come lavorare il terreno? Io parto dal, vi dico, dai metodi migliori, ma più difficili perché non tutti hanno i trattori, e dai metodi più che si può fare anche individualmente, ma forse meno efficaci. Se avete un trattore o avete la possibilità di pagare un controterzista, dovete rippare il terreno, rippatura del terreno, rippatura. Se non sapete cos'è la rippatura, andate a cercare in internet. E ripper sono non so come spiegare, delle lance, delle lame che vanno così in maniera a mezzaluna nel terreno e lo aprono senza rigirarlo. E quindi è come se fosse un talpone gigante che boom, lo scrosta tutto sto terreno. Almeno fino a 50. Se si può arrivare anche a 80, meglio ancora. Insomma, dipende dal macchinario. Questo è il primo passaggio. E il secondo passaggio chiaramente è scompattare il terreno in profondità col ripper. Primo passaggio, secondo passaggio è chiaramente scompattare anche la zona primaria, quindi quei 20-30 cm. Se si può, no, senza rigirare il terreno, bene, però è difficile non rigirarlo in questi 20-30 cm. Non saprei cosa dirvi, lì ci sono c'è la solita fresa che gira, c'è l'erpice, l'erpice a dischi, l'erpice rotativo, ci sono tanti strumenti, lì dipende da voi. Io sinceramente non ho tante esperienze in queste cose qui perché l'ho fatta tutta a mano, però è un buon trattorista, un buon lavoratore del terreno ve lo dovrebbe dire, dovete dire cosa volete, che non volete rigirare il meno possibile il terreno. E volete preservare gli orizzonti del terreno al massimo della loro stratificazione, cioè senza rigirare lo strato A nello strato B. Questa è la lavorazione perfetta. C'è un macchinario, insomma, famoso no, però di Ernest, che è perfetto per fare le linee degli alberi, di un'azienda svizzera, non mi ricordo come si chiama, Renustek si chiama.
È perfetto, se non sbaglio 80 centimetri, tre, ha tre puntatori, tre punte di Ripper e una fresa rotativa. L'infiltrazione è di 60-70 centimetri anche, se non sbaglio arriva fino anche 70-80 centimetri e quello è perfetto. Se quindi non potete rippare il terreno, a quel punto lì c'è la lavorazione col motocoltivatore, per esempio, se avete un motocoltivatore, ma non sarà abbastanza. Il motocoltivatore vi lavora un pezzo di terreno che è quei motocoltivatori tipo Bertolini, massimo 30 centimetri, ma anche tantissimo, 20-30 centimetri. Quindi non basta 30 centimetri, dovete arrivare almeno 40, io vi consiglio 50, ma almeno 40. Per fare ciò, ragazzi, c'è la vanga o non ho tante altre soluzioni che la vanga. Comunque, appunto, se guardate il mio video c'è la scassatura del terreno che ho fatto tutta a mano. Quella è una tecnica piuttosto aggressiva che non so se rifarei effettivamente, però ha permesso alle radici degli alberi di crescere in maniera enorme. Se guardate gli alberi quanto sono cresciuti in un anno solo con del letame e una vangatura. Impressionante. C'è un'altra tecnica che è la doppia vangata del metodo biointensivo, potrebbe essere utilizzata anche quella. Se no, dovete trovare la maniera di scompattare il terreno almeno per quanto riguarda il filare, quindi in 1 metro di larghezza e di profondità di 40-50 cm. Trovate la vostra maniera, non lo so. Usate la vanga o usate, se avete possibilità, usate il Ripper, o se no. L'ultima possibilità, che in realtà non è quella più adatta, è quella semplicemente di, se avete un motocoltivatore, fresate il terreno e poi fate le buche dove dovete mettere gli alberi. O usate la moto trivella per fare le buche. Queste sono le tecniche semplificative che vi dico così per iniziare. Quindi decidete voi, non c'è una tecnica per fare le cose, perché ognuno ha degli strumenti diversi, quindi non vi posso dire come fare. Io ho fatto così, il vantaggio del mio canale è che vi fa vedere tutto, vi fa vedere la lavorazione del terreno, ci sono due metodi di lavorazione che ho fatto, in una piccola parte dove ho usato solo il motocoltivatore e la moto trivella, e nell'altra parte l'ho scassata fino a 60 cm con la vanga. Quindi la differenza è enorme, se andate a vedere i video. Bene, quindi questa è la lavorazione del terreno. Ora, qui poi partono tantissime possibilità, perché dipende uno cosa vuole fare, se vuole coltivare solo la frutta, se vuole coltivare la frutta insieme agli ortaggi, se vuole coltivare la frutta insieme agli ortaggi, insieme, che ne so, agli asparagi, carciofi, quindi alberi, ortaggi perenni, se vuole fare anche i frutti di bosco. Il mio consiglio è che più roba volete fare, più è difficile tutto. Chiaramente, questo è chiaro, no? Però è bello se si riesce a fare tutto. Ci vuole più spazio e la produzione comunque è a scalare, nel senso non si potrà avere un pesco che produce al 100% e un frutto di bosco che produce al 100% se vogliamo fare tutto in uno stesso sistema. Questo, per quanto riguarda la mia esperienza, è quello che vedo. Poi non lo so. Chiaramente se si aprono gli spazi, l'insolazione aumenta e quindi è possibile aumentare la produzione di ogni nostro, in portoghese si dice carro chefi, cioè di ogni nostro o albero o comunque di ortaggi o perenni. Quindi scusate, dicevo, dipendendo, quindi io non vi riesco a dare una ricetta segreta perché non c'è, perché dipende tantissimo da ognuno cosa vuole fare. La mia idea era quella di fare produzione di frutta e di frutti di bosco all'inizio. Soprattutto mi interessa molto la frutta, a me piace molto la frutta, quindi l'idea è quella lì. Quindi, a quel punto lì parte tutto un sacco di domande, cioè, però mi sento subito di indirizzarvi, cioè parte le domande nel senso, ok, il filare ci hai detto di 1 metro, di lavorarlo così,
E per l'interfilare, se vogliamo fare l'orto, se invece vogliamo tenere il prato per usare lo sfalcio per accumularlo come fai te, come dobbiamo fare? Qui dipende tutto dal vostro campo. Se partite da un campo brullo, se partite da un campo dove c'è già l'erba, che è una bella erba, di un bel prato polifitico, quindi con tantissime specie, che produce già molto. Se invece volete fare l'orto, se invece volete mettere i frutti di bosco, cioè dipende appunto molto. E se volete, partiamo così. Se volete fare l'orto, scusate il sole. Allora, se volete fare l'orto, dovrete, dovrete avere molta materiale organico, che all'inizio non vi basterà assolutamente quello degli alberi che state piantando. Ma dovete portarlo da fuori, non c'è nulla da fare, perché è impossibile fare l'orto, anche se volete fare market gardening all'interno. Chiaramente market gardening lo fate con, si fa quasi solo con il compost, ecco. E, anzi, mi viene in mente, guardate il video che l'ho guardato pochi minuti fa di, appunto di Peter, Ibu Bumi, Agricoltura Sintropica, dove vi parla molto, ha più esperienza molto di me, più di me, in questo ambito qui, quindi ascoltate lui. Però il market gardening si prende all'inizio tantissima quantità di compost e poi piano piano ogni anno si riduce sempre di più cioè si riduce il quantitativo di compost che mettiamo. Quindi all'inizio bisogna spendere dei soldi per mettere il compost, però il grandissimo vantaggio è che poi nel corso del tempo si spenderà sempre di meno e la qualità dei vegetali, del nostro orto, comunque del nostro orticolo, è altissimo. Quindi un costo iniziale alto, ma una resa nel tempo molto alta. Quindi dovete fare un conto, perché non avrete la pacciamatura, non avete, se fate l'orto, per tutto l'interfilare, non avrete lo sfalcio da mettere nel filare degli alberi, ok? Quindi pensate bene a questa cosa qui. L'orto è una cosa stupenda da poter fare, però dovete portare almeno all'inizio per il filare degli alberi della sostanza organica da fuori, che sia lignina o che sia della paglia o che sia del fieno, perché sennò vi trovate veramente con un sacco di erbe nello spazio dove stanno crescendo gli alberi. E questo non va bene dal mio punto di vista, anche se si può fare lo stesso comunque. Con più difficoltà, ma si può fare. Quindi bene, nel caso che vogliate fare l'orto, questa è la strategia: dovete prendere il compost e dovete avere tanto materiale organico che prendete da fuori. Nel caso in cui volete fare i frutti di bosco, io non vi consiglio di fare i frutti di bosco subito all'inizio, perché i frutti di bosco, a meno che non le fate indoor, quindi con l'ombreggiamento, ma non è il nostro caso, nell'agricoltura sintropica, dovete avere un minimo di penombra, quindi i frutti di bosco li dovrete mettere dopo nell'interfilare. Quindi il mio consiglio, direi chiaramente, è di avere un bel prato naturale nell'interfilare. Quindi se non l'avete già in natura, dovete andare a prendere delle semente e seminarle. Non c'è bisogno di lavorare tanto il terreno, anzi non c'è bisogno di lavorare il terreno, basta buttare il seme. Più o meno ad autunno, in autunno, settembre, quando iniziano le piogge autunnali, e vedrete che vi cresce un bel prato. Tutte le specie, alfalfa, Poa pratensis, festuca, aloietto, bla bla bla, c'è tanta roba da dire. Quindi creare un bel prato, come vedete nel mio caso, inizia ad essere un bel prato. In quel caso lì potrete fare i vostri filari agroforestali senza comprare, come sto facendo io, la paglia. Quindi il costo è bassissimo. Quindi cosa andrete a fare? Andrete a sfalciare 3, 4, anche 5 volte all'anno quell'interfilare e metterlo nel filare degli alberi, in modo che lì non cresca l'erba e possano crescere molto velocemente le radici degli alberi e ci possa essere una fertilità in quella zona lì sempre più ampia. Ok? Bene. Quindi, cercando di fare appunto una piccola spiegazione iniziale, vi ho detto la lavorazione del terreno
e dipende se volete fare l'orto o se invece volete fare in futuro i frutti di bosco. Vi consiglio di tenere il prato, o comunque anche se non volete fare i frutti di bosco, chiaramente tenete il prato in maniera naturale per mettere gli sfalci. L'orto è difficile da fare, ma è bellissimo poterlo fare, ma sapete che ha un costo all'inizio alto. Se invece fate solo i fiorali agroforestali, il costo è molto minore, chiaramente. Perché, anzi, se avete un bel prato, non spendete neanche i soldi per comprare il fieno o la paglia, ecco. A quel punto cosa sarà il costo? A quel punto ci sono due metodi di partire. Uno è molto veloce, ma non è il top, anche se è molto veloce, che è quello che ho utilizzato io. E il secondo è quello partire proprio, ragazzi, in maniera wild, che è la più bella, ma non interessa molto ad agricoltori questa. A me interessa perché mi piace. La prima maniera è fare come ho fatto io, comprare piante dai vivai, cioè se prendete le piante a radice nuda, chiaramente dei frutti, siete 2 anni in vantaggio, perché sapete che il portinnesto ha 2 anni e il nesto ha 1 anno, quindi siete a 2 anni di vantaggio. Se lo coltivate da seme è un casino, però parliamo dopo di questo. E per quanto riguarda gli alberi da frutto andrete enormemente avanti, risparmierete un sacco di tempo prendendo gli alberi dai vivai. I prezzi sono quelli, le sappiamo, dai 5 ai 10 euro più o meno, anche fino a 11-12 in certi casi. Io vi sconsiglio veramente di comprare piante in vaso da frutto, ma soprattutto da frutto non comprate le piante in vaso. Non voglio dire non, però vi sconsiglio di comprare piante in vaso, avrete un sacco di problemi, l'attecchimento è lento, la pianta è vecchia perché sono dei rimasugli di mercato. Ho avuto modo di constatare questa cosa qui nella maggior parte dei casi, a parte diverse aziende vivaisti seri. Quindi, poi ci sarebbe un grandissimo discorso sul portinnesto, non sto a farvelo qui, guardate i miei video, cioè parlo dei portinnesti. Quindi, per quanto riguarda i frutti, questo. Per quanto riguarda gli alberi forestali, ragazzi, questa è la cosa più difficile, perché gli alberi da frutto li troviamo facilmente, ma gli alberi forestali, solo in questo momento sto aumentando la richiesta, vedo un pochino, e i vivai sono un po' a corto. E speriamo che iniziano a produrre soprattutto alberi forestali da radice nuda, che sono un portento, sono velocissimi e attecchiscono molto velocemente, soprattutto tutti, salici, pioppi, ma anche le piante più complicate come le querce, i carpini e via dicendo. E se trovate quelle, siete almeno 1 anno e mezzo più avanti rispetto a prendere, cioè a seminare. Almeno 1 anno e mezzo, direi 2 anni, direi anche quelle lì. Radice nuda vi sto parlando. Se prendete le piante in alveolo forestale, anche lì potete guardare i miei video che vi faccio vedere la differenza. A quel punto lì va bene l'alveolo. Assicuratevi che siano delle buone piante, perché ecco, questo vi voglio dare questo consiglio: assicuratevi in qualsiasi caso che siano a radice nuda, che siano in alveolo, che siano in qualsiasi maniera, che siano delle belle piante, perché vi danno di roba di tutti i colori. Siate noiosi e siate anche maleducati in certi casi, perché loro a volte lo sono, i vivaisti, non in tutti i casi, però state pagando un prezzo e volete anche un servizio che sia corrispondente a quel prezzo che pagate. Piante in alveolo forestali vanno benissimo, che siano giovani, che non siano piante che sono state lì 2-3 anni, devono essere piante giovani. Guardate bene che siano delle belle pianticine, non tutte sfilantanti qua di là, perché sennò avete un sacco di problemi di attecchimento e in molti casi moriranno all'inizio. Quindi questa, con le piante in alveolo siete in vantaggio di qualche mese, insomma, rispetto a piantarla insieme. Per il resto, sempre parlando di questo metodo di agroforestazione, quindi partendo già da un contenuto che non è il seme, quindi andando dai vivai, per quanto riguarda almeno le piante a radice nuda, che siano esse o soprattutto le piante da frutto, le forestali, dipende. Le piante da frutto a radice nuda, ragazzi, dovete fare quello che io chiamo il potatura di attecchimento. Questa io non la facevo all'inizio e l'albero perdevo 4-5 anni, sto albero qui che si perdeva, non produceva, non faceva foglie,
perché è totalmente disomogeneo. Dovete pensare che questi alberi crescono tutti attaccati a queste distanze qui, sono tutti compatti, quindi non hanno delle gemme che sbucano bene quando le trapiantiamo. Quindi dovete fare la potatura di attecchimento che più o meno va dai 50 agli 80 centimetri. Se non la fate, perdete un sacco di tempo, ve lo assicuro. Questa è la mia opinione attualmente. Ho provato tutte e due, ho provato a diverse altezze e vi posso assicurare che se si taglia a basso, a 60 centimetri, la pianta attecchisce molto bene anche in terreni stanchi e poveri. Potatura di attecchimento per gli alberi da frutto a radice nuda. Lo si può fare benissimo anche con gli alberi a radice nuda forestali. Attecchiscono molto bene anche quelli lì, con la potatura di attecchimento si dà vigore. Per quanto riguarda gli alveoli, ecco lì forse è meglio lasciarle stare. Ho provato anche lì la potatura di attecchimento, ma non è adatta. Non è troppo consigliata, non ci sono troppi vantaggi, quindi mettete la piantina come ve la danno e bene. Io di vasi non parlo perché non ha troppo senso, comunque se prendete le piante in vaso scompattate le radici in vaso, rompete bene il pane perché sennò rimangono sempre lì e la pianta sta lì un sacco di tempo e può anche morire. Questo è il primo metodo che ho usato io di agroforestare, prendendo del contenuto dai vivai, cioè quindi delle piante dai vivai. Secondo metodo, che è il più bello, e lo vedete nel mio sesto filare negli esperimenti, che è partendo da seme. Potete partire tutto da seme e da talea. È molto bello, ma è molto lento, ma è molto, credo, perché ancora non ho tempo per vedere, non ho avuto tempo per vedere il finale. È molto potente perché potete, a un costo che è praticamente zero, potete fare degli filari agroforestali con talee e con semi, se collezionate i vostri semi e se andate nel bosco a prendere le talee. Vedete nei miei esperimenti tutto questa cosa qui. Qui vuol dire veramente partire da zero e la densità deve essere altissima. Mettete talee di qualsiasi specie che sappiamo che prendono almeno, insomma di salicace, sambuchi molto densamente, semi da frutto pure molto densamente, non vi preoccupate perché la strategia sarà quella di andare a sfoltire. Ok? Non vi sto a parlare di placenta qui perché non ha senso, è un concetto molto confusionario, è stato per me spiegato molto male qua nei nostri corsi in maniera confusionale qua in Italia. E la placenta sì, è una cosa molto molto importante. Adesso qui comunque non vi voglio parlare di questo, però il concetto della placenta è semplicemente dare, sono quelle piante di sistema di ciclo primario, quindi che crescono molto velocemente all'inizio e che sono sostanzialmente annuali e semiperenni, come possono essere le fave o comunque fagioli, mais. Passando poi al secondo livello, che sono i carciofi, i sambuchi, un altro livello e via dicendo, che vanno a proteggere quelle piante di secondarie che all'inizio sono i pioppi e poi successivamente sono le piante climax, che andate a fare un involucro intorno con queste piante. Quindi dove avete del vuoto mettete dei semini di girasole, mettete i semini di fave, mettete i semini di mais e poi andrete a sfoltire per far sì che queste piante più delicate all'inizio siano protette. Non parlo in maniera dettagliata di questa cosa perché non ha senso, non ha troppo senso. Bene, bene, ormai ci siamo, passiamo fra poco lì agli schemi. Altra cosa importante, che piante scegliere? Allora, quelle da frutto, ragazzi, noi in Italia possiamo scegliere tutto quanto, non c'è nessun problema tra albicocchi, mele, pere, prugne, pesche, possiamo sceglierle tutte. Fino in sud Italia, chiaramente ad andare fino agli agrumi e addirittura alcuni possono usare con gli avocadi, i manghi, le banane in Sicilia. Quello è una cosa stupenda. Per quanto riguarda i forestali, mi sento di dirvi questa cosa qui. Dovete voi imparare a capire quali sono gli alberi forestali che vanno molto bene nella vostra zona. Non parlo dei climax, non parlo delle querce, non parlo dei carpini, non parlo dei frassini. Sto parlando delle piante, di piante madri o piante di servizio, che vi daranno
il materiale organico nei primi anni, ma comunque anche negli anni a venire. Quindi nel mio caso qui io ho sperimentato abbastanza, io mi trovo in Romagna, in provincia di Ravenna, nella zona costiera, e vedo nel mio caso che quelle migliori sono i salici bianchi, i pioppi bianchi e i pioppi neri. Pioppi neri, insomma, nel terreno sabbioso non va benissimo. Pioppo bianco mi sembra che vada molto bene e il salice lo vedo che sta andando molto bene. Un'altra pianta che vedo che va molto bene quando in anni molto siccitosi è l'olmo. Si può utilizzare l'olmo come albero da biomassa emergente. Si può utilizzare il gelso, l'ho provato, è ottimo il gelso. Si può utilizzare la robinia pseudacacia, però fate conto che ha le spine, quindi può essere fastidioso. Si può utilizzare l'ailanto, si può utilizzare. Nel mio caso l'ailanto non va molto bene, non cresce come tutti dicono che è infestante, qua non cresce così tanto. E si può utilizzare. Aspetta che l'avevo scritto qua. Ah, l'acero negundo. L'acero negundo qua cresce molto bene nei campi degradati. Si può provare a riprodurlo in agroforesta. Chi è più in montagna, qua su nelle colline, si può utilizzare il pioppo tremulo, Populus tremulus, qualcosa del genere. E passando al sud Italia, beh, la paulonia, che però non so se accetta bene la potatura, perché quando parliamo di questi alberi qui, devono avere due caratteristiche: crescono veloci e accettano molto, molto, molto bene la potatura, e devono essere degli alberi emergenti. Quindi questi qui sono gli alberi. Bene, per il sud Italia chiaramente si può parlare di altri alberi fino ad arrivare agli eucalipti. In Sicilia io vi consiglio di utilizzare in realtà gli eucalipti perché sono sempre verdi e crescono anche molto bene là. Bene, e infine, bene, direi di passare ai disegni perché poi diventa piuttosto lungo. Allora, questi qui adesso però giro la telecamera perché così non riesco mica a spiegarveli, perché è impossibile. Allora, bene, allora, mi scuso per la qualità della scrittura, ma io scrivo molto male, però adesso ve lo spiego tutto quanto. Ci sono più o meno, diciamo, no, questo qui non c'entra niente, ci sono tre progetti che ho fatto, che mi sento di condividere, anzi spererei che qualcuno le mette in pratica. Considerate anche come punto di partenza, cioè mi spiego, voi non è detto che dovete tenere queste distanze, chiaramente se la pensate diversamente utilizzate distanze diverse o piante diverse, insomma, però mettete in pratica qualcosa, insomma, fate qualcosa, fateci vedere qualcosa, è quello che voglio dire. Se è bene che ognuno faccia il suo metodo, chiaramente, però che poi sia possibile, insomma, che non siano solo due o tre persone a farlo. Questo è il mio modo di vedere, insomma, anche perché più siamo ragazzi, più le cose migliorano e più siamo di impatto in generale. Allora, questo esempio che vedete qui in basso è il primo ed è il più semplice ed è quello che ho utilizzato io. Ho utilizzato io nel campo. Vi ricordo che l'agroforesta che vedete nei filari, perché c'è una prima particina lì a sinistra, a nord, che è una zona di 4 anni fa del 2017, 2018, 2019, ma non fa contesto. Potete fare anche un'agroforesta in realtà senza filari, che è anche molto più bella, però è più complicata da gestire. Uno. È incasinata da un certo punto di vista di sapere dove sono gli alberi, ma ha il grandissimo vantaggio che è bella, cioè è molto particolare, c'ha tutti i suoi spazietti, quindi non è detto che dovete fare una cosa così in filari, ecco. Però sapete che nei filari io faccio le cose in filari perché puoi passare col macchinario per tagliare l'erba, metti bene la sostanza organica in maniera diretta, non è obbligato fare le cose in filari. Però dovete rispettare una distanza tra un albero da frutto e un emergente, perché sennò questo non vi fruttifica, ecco. Quindi questa è la premessa. Anzi, vi consiglio almeno di tra un albero da frutto e un albero emergente, almeno che ci siano 2 metri, almeno, se non di più. Quindi questo schema che vedete qui è l'agroforesta che vedete nei miei video, nella maggior parte dei miei video, che è stata impiantata appunto
tra gennaio e più o meno marzo dell'anno scorso. Bene, andiamo a vedere le distanze, poi vi parlo un attimino di nuovo delle specie. È stato utilizzato un sesto impianto semplicissimo, che è questo qui. Ogni filare, allora, direzione nord-sud. Alcuni mi chiedono la direzione sempre, io preferisco sempre la nord-sud perché non si sa mai in che in futuro devo fare l'orto o devo metterci qua come qua i carciofi o le more, non lo so, e ho chiaramente massimizzo l'insolazione. Questo è un concetto semplice da capire. Se le metto est-ovest, questo, immaginiamo che qui batte il sole, questo qui è sud. Questo filare qui mi va a ombreggiare tutto quello che c'è qua per tutto il giorno, ok? Cioè quasi per tutto il giorno, quindi è un problema grosso. Se ho nord-sud, l'arcata solare è questa qui e qui mi entra molta luce. Se ho est-ovest, ho questa arcata solare qui, questo mi ombreggia ciò che c'è dietro. Io non almeno nei climi, cioè nei climi, in pianura non consiglio l'altra direzione, però si può provare, insomma, se vedete, avete voglia di sperimentare, va benissimo. Allora, questa qui è quindi la mia disposizione, che vedete proprio, questa cosa è interessante perché l'anno scorso vi facevo vedere questa cosa qui su un foglio e l'ho messa in pratica, la potete vedere in reale, no? Nei video, andate pure a vederla bene. Quali sono le distanze? Alcuni continuano a chiedermi le distanze, ma l'ho già spiegata negli altri video passati, ve le ripeto qua in maniera definitiva. Allora, abbiamo un albero, quindi scusate, interfilare quindi tra un filare e l'altro, quindi il filare degli alberi, ci sono 4 metri, ok? Quindi questo è semplice, no? Nord-sud. Qua in mezzo io ho l'erba, non ho nulla di coltivato, dopo vi andrò a dire cosa si può fare. Quindi qui ci siamo. Ora siamo sul filare, no? Qui a 4 metri c'è un altro filare. Siamo sul filare, quindi lo vediamo come se fossimo in piedi di fronte orizzontalmente al filare. Abbiamo quindi un albero emergente, top canopy, un basso a distanza di 50 centimetri o mezzo metro e a distanza di nuovo di mezzo metro c'è un albero medio, ok? Quindi tra un emergente e un albero da frutto medio c'è un metro e tra ogni emergente medio a distanza di mezzo metro c'è un albero basso, di strato basso. Ok? Questo è lo schema ripetitivo, quindi emergente, basso, medio, basso, emergente, basso, questo qui, scusate, è emergente, basso, medio, basso, emergente, basso, medio, basso, emergente, si ripetono così. Queste sono le distanze. Tra l'emergente e il basso 0,5, tra l'emergente e il medio 1 metro, tra l'emergente e l'altro emergente 2 metri, tra l'albero da frutto medio, appunto, e l'altro albero da frutto medio 2 metri. Semplicissimo, quindi non si può sbagliare. Rifatevi il disegno nel vostro quaderno se non si capisce da qui. Ora, che alberi utilizzare? Come emergenti, come vi dicevo prima, gelso, paulonia, acerone gundo, robinia, ailanto, olmo, pioppo, tremolo, eucalipti. Quelli che si possono utilizzare, quelli che ho utilizzato, usati nel mio sistema, ho utilizzato solo il pioppo nero, il pioppo bianco, il salice bianco. Qui ho fatto un video specializzato dove vi consiglio di prendere alberi italiani adatti alle vostre zone. Alberi medi si possono utilizzare, albicocco, prugno europeo, che è appunto Prunus domestica, o Prunus salicina, che è il prugno cinese, quindi vale per due. Il pesco, il melo, il pero, il cachi, il fico, il melograno, il nasci e basta. Come vedete nei miei disegni non vedrete quattro strati. Chi è in stretta relazione con l'agricoltura sintropica tropicale sa che ci sono almeno quattro strati, a volte dicono anche di più di strati, medio basso, basso medio, insomma.
rastero. Qui io addirittura lavoro solo con tre strati. Perché lavoro con tre strati? Questo non vuol dire che ci sono in natura tre strati. È per me all'inizio per capire bene ed è, mi sembra molto più semplice e facile costruire un'agroforesta temperata in tre strati rispetto a che quattro. Questo non vuol dire che i quattro strati non si possono utilizzare. Per esempio Peter, come vi dice, il ragazzo che vi dicevo prima, lui considera quattro strati. E quindi va bene, se volete provare quattro strati, però bisogna cambiare un attimino il disegno. Quindi io prendo tre strati. I motivi sono appunto di facilità e a mio avviso tutti questi alberi qui, perché quando parliamo di stratificazione degli alberi, non parliamo dell'altezza degli alberi, ma parliamo della quantità di luce che hanno bisogno gli alberi. A mio modo di vedere, quello che vedo nei frutteti è che gli albicocchi, tutti questi qui, peschi, meli, pere, hanno tutti bisogno della stessa quantità di luce. Non mi sembra che un pesco abbia meno bisogno, per fruttificare bene, abbia meno bisogno di quantità di luce di un pero, di un melo o di un cachi o di un fico. Per quello le metto tutti nello strato medio, ok? E per il resto, passando allo strato basso, si possono fare diverse cose. Si possono fare. Io ho utilizzato i sambuchi, ma si possono, perché mi serviva sostanza organica. Sambuco so che produce molto, ho messo sambuchi, ma si possono utilizzare piante produttive come l'uva spina e il ribes soprattutto, e vi sconsiglio le more e i lamponi. Per quale motivo lo sconsiglio? Perché dopo già 1 o 2 anni non c'è più spazio qua. Questo ve lo posso già dire nel mio sistema, e invece c'è spazio per l'uva spina e il ribes. Potete al posto dei sambuchi potete utilizzare i cardi, la consolida, il carciofo, che sono delle piante non legnose ma comunque perenni o semiperenni, forse è meglio chiamarle, che producono una bella quantità, accettano molto bene il taglio e producono tanta sostanza organica. Quindi queste sono tutte possibilità. Questa fascia qui è quella che ho utilizzato io, questa è quella che potreste usare voi come specie. Come emergente potrete usare queste specie qui. E appunto, bene, i difetti, parliamo di difetti di questa agroforesta qui. Difetti sono tantissimi, ma ci sono anche tanti vantaggi. La densità è il vantaggio principale perché c'è parecchia sostanza organica. Lo svantaggio è che abbiamo gli alberi da frutto molto molto ravvicinati. Abbiamo un albero da frutto ogni 2 metri e pensate che c'è un emergente in mezzo con due sambuchi sotto. Questo vuol dire che questo albero qua fa fatica a fruttificare, c'è già troppa ombra nel mio sistema se non le continuo a potare ogni 2 secondi, ma anche se le continuo a potare in maniera costante, comunque quest'albero qui ha bisogno di aprirsi dopo un po'. Perché ci sono solo 2 metri, insomma, quindi questo è il problema di questo sistema qui, che la fruttificazione degli alberi da frutto qui, se, a mio avviso, nel corso degli anni diminuirà parecchio. Soluzione è togliere ogni uno sì e uno no, lasciare un emergente qui, togliere un emergente qua nel corso del tempo per favorire l'aumento di entrata di sole. Questo però vuol dire che perdiamo un albero da biomassa che ci produce roba da biomassa, quindi è un problema tutto questo sistema qui. Diciamo che adesso vi faccio vedere infatti il sistema evoluto, nell'altra pagina, è problematico questo sistema, però è interessante farvi vedere il sesto impianto qui perché potete compararlo con qualcosa che ho già creato, cioè che ha già 15-16 mesi, potete vedere com'è. La fruttificazione c'è quest'anno, anche abbondante, perché c'è ancora abbastanza entrata di luce. Questi sistemi, ripeto, vanno continuamente potati, 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 eh? Se no, qui il sambuco, per esempio, nel mio caso, già non c'è spazio per i sambuchi. Ci sono i peschi che sono già molto grandi, il sambuco è già intoppato, qui non riesce già più a crescere neanche sotto. Tra l'altro, dal mio punto di vista, il sambuco non è neanche una specie bassa, mi sembra una specie più media che bassa. Però l'ho messo qui in basso, diciamo, per produrre sostanza organica. Basso sono più appunto l'uva spina e il ribes.
Quindi questo è il progetto che avete visto a 15 mesi dall'impianto nel mio video. Scusate. Cos'è che si può fare? Cos'è che si può fare nell'interfilare? Chiaramente l'interfilare si deve, quantomeno se non si decide di coltivare, si deve sfalciare, si deve. L'erba, ci deve essere l'erba, si deve sfalciare per accumularla appunto nel nostro filare qua, no? Accumulare nei nostri filari, in modo che ci sia sempre quella pacciamatura M che vedete, è fondamentale. Quindi, interfilare, primi anni si può fare l'orto o coltivare i carciofi, asparagi o cardi, solo se si ha pacciamatura esterna, come vi dicevo prima, cioè non solo, però è consigliato, ecco. Se no, si usa il prato naturale per fare la pacciamatura. In futuro si possono fare i frutti di bosco, le more, eccetera. Difetti, troppi alberi da frutto, troppo stretto quando cresce tutto. E manutenzione molto costante, ok? Questi sono i difetti. Però sapete che il vantaggio di poter vedere questo sistema qui applicato dopo 15 mesi nei miei video, insomma. Allora, questo è il nuovo prototipo che chiaramente non ho sperimentato, ma lo consiglio abbastanza, non parecchio, ma diciamo abbastanza. È un'evoluzione di quell'altro lì. Bene, cos'è che cambia? Non cambia più di tanto, come vedete. Cambia che i frutti, la disposizione è sempre la stessa in realtà, perché vedete che c'è sempre un emergente, un basso, un medio, un emergente, un basso, un medio. Però vedete delle X qui, no? In questi emergenti qui, fatti un po' più bassi, giusto per far capire che dopo un po' vanno tolti. Allora, tra un emergente dove c'è la tic, vuol dire che rimane per parecchio tempo. Questo emergente mi rimane qua e a distanza di un altro emergente che rimane a 4 metri. Ok? Questi sono emergenti che si mettono all'inizio e poi si devono togliere. Quindi, quando andremo a fare questi filari agroforestali, cosa succede? Mettiamo tutti questi alberi, mettiamo, quindi c'è un albero ogni 0,5. Quindi qual è la distanza? Albero emergente, vi ricordo sempre di con emergenti che sono questi qui, insomma, quelli che ho usato io o quelli che potreste usare. Non cambia nulla, sono sempre quelli, eh. Quindi mettiamo un emergente qua, poi a distanza di mezzo metro mettiamo un basso che potrebbe essere benissimo un sambuco, a distanza tra un emergente e l'altro un altro emergente, vedete, un metro. Che può essere, cioè non che può essere, deve essere un emergente, o che sia un salice, un pioppo, ma che sia emergente, e poi un altro sambuco a 0,5 e finalmente un albero da frutto. Ok? Questo è lo schema. Quindi tra ogni frutto, cioè tra un frutto e l'altro, ci sono 4 metri, vedete? E non più 2, sarebbe stato così nell'altro schema, 4 metri. Almeno 4 metri, eh? Questo è almeno 4 metri. Potete anche fare 5-6 metri, è più, ancora più adatto per la fruttificazione degli alberi, ok? Però in cambio cos'è che facciamo? Quando impiantiamo questa agroforesta qui, mettiamo sì tutti questi alberi qui, ma piano piano questo albero da frutto, quando si va a espandere, questi qui vanno tolti. Prima vanno potati drasticamente, se continuano a ricacciare e danno fastidio all'apertura di questo albero, vanno sempre potati bassi, ma potati bassi proprio alla terra, non devono crescere poi più. E questo vedrete che poi andrà a fare ombra e questo non riuscirà più a crescere, diventerà solo un'erbaccia, vedrete che non riuscirà più a crescere il pioppo. Stessa cosa vale per il sambuco. Il sambuco sì, potrà crescere all'inizio, ma poi questi qui non crescono più a mezzo metro di distanza. Quindi questi dopo 2 anni vedrete che se abbiamo fatto bene tutto a radice nuda, questi già se ne vanno. Mi servono all'inizio per il supporto, per riempire appunto quelle parti vuote. Non ci deve essere nulla di vuoto nel filare, eh? Questo è importante. Per quello non ho messo questo e questo da solo, ma ci ho messo dell'altra roba qui. Perché è vero che cioè, nel senso, andranno tolti,
È importante, questo è molto molto importante, colonizzare tutte le parti del terreno con delle radici, soprattutto produciamo materiale organico, quindi questo è molto semplice, cioè piante da frutto ogni 4 metri, alberi emergenti che rimangono ogni 4 metri, ok? Quindi la sola differenza che c'è tra questo schema qui è che abbiamo moltiplicato tutto per 2, invece di essere a 2 metri di distanza è a 4 metri di distanza. Perché, per quale motivo? Perché gli alberi da frutto devono avere più luce. Quello lo sto vedendo nel mio sistema già. C'è già troppa ombra. E ne risente la fruttificazione, ne risente. Quindi, questo è il fatto che vi dico che per me può essere un buon impianto. Almeno 4 metri, potete fare anche 5-6. E poi, piano piano, che gli alberi si espandono da frutto, perché quello che ci interessa a noi è questo. Questi li andiamo a togliere, questo non lo andiamo a togliere, lo mandiamo su, ok? Mi dimenticavo di dirvi come tenerli questi alberi, come li vedete anche nei miei video, questi vanno mandati su, vanno spalcati, vanno tolti i bracci basali e l'albero va su, va a fare la chioma su. Questi a differenza vanno aperti lateralmente, ma da tutte le parti. Per fruttificare gli angoli devono essere aperti, non verticali. Quindi questo è lo schema. Stesso discorso, anche qui bisogna riempire giù, che o mettete sambuche o che mettete carciofi, o che mettete consolida, che mettete vetiver, quello che volete, dovete riempire con della roba. O che fate addirittura l'orto nell'interfilare nel primo anno, perché si può fare perché c'è abbastanza luce, dovete riempire. Quindi, questo è il concetto, quindi questo è un'agroforesta che va molto, cioè andiamo a togliere degli alberi, spero che sia chiaro, dovrebbe essere chiaro, dove vedete appunto la tic, ripeto, dove l'albero rimane, questo qui è dove va quando il nostro frutto si apre, emergente da togliere. Ad ogni mezzo metro un sambuco o comunque un albero, un qualcosa di basso, un arbusto basso, che può essere un carciofo anche se non è basso, comunque quando c'è l'insolazione nei primi anni va bene, ogni 4 metri un frutto, ogni 4 metri un emergente che rimane, ogni metro un emergente che se ne va via, tranne quando c'è il frutto. Vedete infatti, perché ad ogni metro c'è un emergente, un metro, qui no perché c'è il frutto, però di nuovo un metro, c'è un altro emergente, un metro, un metro. Quindi questo è lo schema. Ora, parlando di distanza di questi filari qua, a questo punto per me, nella mia esperienza che ho fatto, 4 metri mi sembrano pochi, cioè se volete pacciamare con solo lo sfalcio dell'erba che vi cresce, 4 metri mi sembrano pochi, bisognerebbe stare più tranquilli con almeno 5-6 metri, fino ad arrivare anche a 8 metri in realtà. Poi non ci sarà problema, in futuro potrete riempire questo filare qui con i frutti di bosco, con l'orto. Però all'inizio la cosa fondamentale è non essere a corto di sostanza organica. Se all'inizio siamo a corto di sostanza organica, siamo fregati, ragazzi. Bisogna avere un sistema che produca molto sostanza organica e allo stesso tempo ci permette di far fruttificare appunto i nostri alberi da frutto senza soffocarli. Quindi io vi consiglio un sesso di impianto più grande di questo qui, di 4 metri. Cioè questo qui è tutto super denso, anche l'interfilare è tutto super denso. Se volete andare più tranquilli e ci tenete la fruttificazione, state su, e alla sostanza organica, state almeno a 5-6 metri di spazio tra un filare e l'altro, fino a 8 metri. Direzione nord-sud, come sempre. Poi finiamo questa qui, quindi lo sfalcio sempre, come dire, di prato naturale che sarà da accumulare lungo i filari. Gli sfalci sono consigliati 3-4 volte all'anno, ma dipende dove vi trovate in Italia, comunque o anche in Europa. Gli sfalci consigliati sono quelli sempre di maggio, fine giugno, agosto, fine settembre, ma dipende in realtà, dipende dalle piogge, puoi anche farlo ad aprile in realtà, come ho fatto io quest'anno, dipende da quanto piove. Però l'erba deve essere matura, deve essere almeno deve almeno star spigando o fare il fiore, insomma. Poi
Non tagliate l'erba ancora quando è troppo bassa. La potatura di canopi, quindi emergenti, e sambuchi, se è leggera, si può. Ecco, questo è importante, perché adesso qua vi vado a dire il periodo di potatura, ok? Scusate, dicevo, vi vado a dire una cosa molto importante, che è il periodo di potatura, cioè questi alberi qui, chiaramente dipendendo da tantissimi fattori, quali quanto ha piovuto nella nostra annata, quanto sta piovendo, quanto stanno crescendo gli alberi, come stanno gli alberi e via dicendo. Come scrivo qua, vediamo se ho scritto bene, questo ho scritto un giorno fa, non mi ricordo. Potatura di top canopy e sambuchi, se è leggera, esatto, si può fare lungo tutta la stagione vegetativa, quindi si può decidere di potare anche ad agosto, se è leggera. Cioè, leggera cosa vuol dire? Cioè, vedete questi olmi qui, se io vado a spuntare qui e qui, lasciando parecchie foglie, almeno il 60-70% almeno, posso potare sempre, perché io non vedo che non hanno nessun problema questi alberi a riprendersi, anzi, ne giovano anche. Però, fare lunga stagione vegetativa, se è una capitozzatura o comunque molto pesante, consiglio di farla solo a fine aprile-maggio o tutto l'inverno o inizio ottobre, insomma quando c'è l'acqua, questo è il concetto. Perché? Perché dopo maggio fino ad agosto ormai anche qua al nord non piove più un tubo. E quindi è troppo rischioso fare delle potature per degli acquazzoni che non sappiamo se verranno o saranno costanti. E questo ancora non ho tantissima esperienza, però mi sono reso conto e vedo che quando le piante chiaramente non hanno acqua e le vai a potare in maniera drastica, soffrono terribilmente. Io infatti mi limiterei veramente a fare le capitozzature massimo fino ai primi di maggio. Ma massimo, neanche andare a giugno, cioè adesso non mi metterei neanche più a capitozzare, insomma, in questo momento qui, adesso siamo a fine maggio. I capitozzi li ho fatti io qua a fine aprile-maggio e stanno rispondendo tutti molto bene. Ecco, un'altra potatura ottima, per me forse una delle migliori, ancora comunque è da sperimentare abbastanza meglio, è quella, la potatura finale di stagione, cioè quella tra settembre e ottobre, appunto, inizio ottobre. Perché ritornano le piogge, il sole va giù e le piante hanno tutte le foglie e hanno la maggior parte della sostanza organica attaccata all'albero. È ottima per pacciamare. Se invece facciamo questo taglio d'inverno, ci perdiamo tutte le foglie. Quindi questi sono. Qua, ogni quanto potarli, quello ragazzi, sta a voi a vedere quanto sta bene l'albero. Non massacrateli quegli alberi, chiaramente. Dovete bilanciare il fatto che l'albero lascia entrare la luce per gli alberi da frutto e allo stesso tempo non lo state uccidendo, ecco, a meno che non lo dovete togliere. Se lo dovete togliere come questo qui, allora insomma dateci dentro. Poi, cosa ho scritto? Bisogna potare quando gli alberi emergenti e i sambuchi coprono troppo le piante da frutto. Procedere quindi nei primi anni a spalcare i pioppi per mandarli su. Esatto. Sambuchi non devono dar fastidio agli alberi da frutto perché i sambuchi comunque spingono, ci vanno addosso ai frutti, bisogna tenerli a bada e i pioppi non ci devono andare a intromettere qui. Non devono andare qui, devono andare a fare la chioma quassù. Ok, quindi l'idea è tenere tutto il tronco, questo chiaramente adagio adagio che la pianta cresce, non subito che appena 3 metri vado a togliere tutti i palchi. Quando la pianta mi sta crescendo, vado a spalcarla piano piano in modo che al terzo e quarto anno, ma anche già al terzo anno, abbiamo tutto il nostro frutto che va dai 0 ai 3 metri e mezzo più o meno. Quindi fruttifica dalla parte bassa, più o meno da un metro o mezzo metro, fino a 3 metri e mezzo. Qui ci sarà il legno e poi partirà la chioma del nostro albero emergente che verrà poi utilizzata e capitozzata, comunque diciamo così, munta e tagliata in continuazione, lasciando sempre qualche gemma in modo che si possa rivegetare in maniera piuttosto insomma semplice per l'albero, in modo che poi buttiamo ogni volta tutto il materiale giù.
Guardate i miei video sulla potatura perché faccio vedere non quasi tutte queste cose qui, non tutte perché ancora in certi stadi non ci sono arrivato. Quindi dal terzo anno in poi i pioppi di lato ai frutti possono essere tagliati alla base per lasciare spazio ai frutti, che sono questi qui, quindi questi li andiamo a togliere insieme anche i sambuchi. Quello che ci rimane sarà un'isoletta di biomassa stupenda che l'ho vista, che si fa, si riesce a fare. Qui ci saranno questi due sambuchi che si lasciano, che vanno attorno a tutto il tronco del pioppo, e quindi ci sarà sambuchi sotto e pioppo sopra che fa la chioma. Qui sarà un sacco di biomassa da poter mettere e stendere nel filare. Quindi questa è la nostra idea. Al posto dei sambuchi si possono mettere i frutti di bosco, sì. Al posto dei sambuchi, se abbiamo abbastanza pacce mature, si possono mettere i frutti di bosco o si possono sostituire in futuro, insomma. Non c'è problema. Bene, passiamo. Bene, allora, passiamo all'ultimo. Ce ne sarebbero in mente, ho tantissimi sistemi, però. Questi sono sistemi appunto, tra cui il primo, quello che ho sperimentato, ancora deve essere sperimentato nel corso degli anni. Il secondo, che è un adattamento al primo, ai difetti che aveva il primo, che consiglio più in un sistema, diciamo così, di azienda agricola piccolina o comunque da amatori. E questo qui è un terzo sistema che può essere utilizzato anche dalle aziende agricole grandi, medio-grandi, piccole e amatori, tutti quanti, perché è un sistema che reputo molto molto adattabile e semplice ed efficace. È basato sul fatto che se qui mettiamo tutto nello stesso filare, quindi frutti insieme alberi da biomassa, emergenti, bassi, qui dividiamo proprio tutto, dividiamo, cioè andiamo a mettere. Vabbè, adesso qui è un po' cerchiamo di spiegarvi bene, insomma, cioè esatto, i filari sono separati, quindi c'è un filare da biomassa ed un filare da frutto, da fruttificazione, ok? Questo filare da frutto potrà anche comunque essere, se stringiamo gli spazi, da frutti di bosco. È adattabilissimo questo sistema. Spero di riuscirvi a spiegare bene. Chiaramente da provare per capire. Infatti per quello vi chiedo, anche se avete 30 metri quadri, ragazzi, 20 metri quadri, potete farlo anche nel vostro giardino queste cose qui, perché questi sono piccoli esempi. Come vedete nel mio campo c'è anche un piccolo esperimentino che è 3 metri e mezzo per 7, che è, quanti metri quadri sono? Adesso non so quanto fa, 21 metri quadri. Più o meno 21, 22, 23 metri quadri. Ho una piccola agroforesta lì che entra dentro un giardino. Quindi potete fare tutto, ragazzi. Si può fare tutto. E soprattutto questi qui si adattano molto bene nei piccoli spazi dei giardini. Bene, cosa consiste questo? Dicevo appunto, qui possiamo mettere gli alberi da frutto qui e la nostra biomassa qua. Perché è vantaggioso fare una. E quindi di nuovo alberi da frutto, biomassa, alberi da frutto. Qui volendo si può fare tipo alberi da frutto, quindi grandi, albicocche, pere e via dicendo, alberi da biomassa e qui frutti di bosco. Facendo così questi si possono stringere. Ok? E poi questi chiaramente vengono anche spostati. Per quale motivo? Perché i frutti di bosco hanno bisogno di meno luce e quindi se qui ho messo dai 6 ai 10 metri. Scusate, se tra gli alberi da biomassa lasciate perdere binate adesso, fate finta che sia un filare di pioppi, un filare di pioppi unico, che ci sia da qui a qui, dai 3 ai 5 metri, diciamo, prendiamo 4 metri, quindi un filare da frutto qui, distanza tra il filare di pioppi a 4 metri qui, se qui mettiamo un albero da frutti, i frutti di bosco le possiamo tenere di distanza a 2 metri e di nuovo con il filare da biomassa altri 2 metri. Se poi invece abbiamo un filare da frutti che richiedono più luce, lo possiamo mettere a 4 metri. Non so se mi sono spiegato. Facendo un modello al computer sarebbe molto più semplice farvi capire. Comunque è molto adattabile, vi decidete voi la distanza, però tenete separati, cioè per ogni filare c'è una produzione.
di un determinato qualcosa. Qui abbiamo solo frutti medi, quindi albicocche, pere, pesche, bla bla bla. Qui abbiamo solo alberi da biomassa, quindi pioppi, salici, paloni, bla bla bla. Qui abbiamo solo frutti di bosco, stringiamo, abbiamo di nuovo sempre salici, bla bla. Ok, quindi volendo addirittura qui si può fare solo per un'azienda agricola, per la facilità di raccolta, solo mele, ok? Solo pioppi, tra l'altro saranno anche pioppi che potremo andare a raccogliere, solo pere, solo paulonie per il legno, toh. Qui solo frutti di bosco, ok? È adattabilissimo per me questo sistema qui. Andiamo un attimo a parlare delle distanze per me, ma questo chiaramente è tutto da sperimentare. Per me, allora, qui ho dato dei numeri piuttosto ampi, come vedete. Per me un buon inizio è appunto quello che vedete qua. Quindi prendiamo caso, qui stiamo, adesso non facciamo, lasciamo perdere i frutti di bosco, facciamo finta che sia molto semplice, quindi sono solo alberi da frutto, quindi strato medio, per facilitarmi la descrizione, chiamiamoli tutti gli alberi da frutto strato medio, quindi tutti gli alberi da frutto, albicocche, prugno, pesco, melo, pero, cacchi. Ok. Abbiamo tutti questi alberi da frutto che si possono mettere qui a una distanza tra il filare da biomassa, quindi alberi emergenti, quindi pioppi, salici, olmi, paulonie e quello che va meglio per voi, fino ad arrivare a eucalipti. Se siete al sud, si possono mettere una distanza dai 3 ai 5 metri. Per me sarebbe una buona distanza 4 metri, per me credo, appunto. Ma si può provare anche 3 o 5. A sua volta, dall'altro filare chiaramente va di nuovo dai 3 ai 5 metri, può essere 4, ok? Quindi questo viene replicato esattamente uguale qui, questo viene replicato esattamente uguale qui, questo viene replicato sempre, quindi potrebbe essere 4 metri, 4 metri, 4 metri, 4 metri. Quindi tra un frutto e tra un filare di frutto e l'altro ci sono 8 metri. Va bene? Possono essere, se facciamo invece 3, ci saranno 6 metri. Sarebbe forse troppo denso, troppo ombreggiante. Ma tutto questo dipende come andremo a trattare questa zona, quanto la faremo andare su, come la poteremo. Ok? Quindi dipende da tantissime cose. Sono sistemi semplici, ma allo stesso tempo comunque complessi, più complessi della monocultura. Ok? Quindi vi invito a provare per fare esperienza. E quindi consiglio per agroforestare. Ok, c'è una possibilità. A me piace pensare veramente in maniera ottimistica, diciamo, comunque in maniera abbastanza azzardata. Mi piacerebbe che un'azienda agricola, con i mezzi, con i macchinari, con i trattori, possa tenere anche una piccola parte del proprio terreno sperimentando queste cose qui. E quindi ho pensato anche a un filare binato, cioè questo veniva fatto in passato, venivano fa fatti filari binati di pioppi. Cioè, cos'è che veniva fatto? Vedete, qui abbiamo gli alberi da frutti e gli alberi da frutti e questo filare da biomassa. Venivano, e questo lo facevano in passato, qua ci coltivavano poi il mais negli interfilari, tra un filare binato e un altro di pioppi. Lo spazio, il filare binato vuol dire che praticamente abbiamo dei pioppi attaccati, ma abbiamo un filare di pioppo qui a una distanza più o meno dai mezzo metro fino a 1 metro dall'altro filare di pioppo, quindi sono praticamente attaccati, infatti si chiamano binati, si chiamano. Cos'è che possiamo fare in questa maniera? Possiamo far sì che tutto venga gestito da un macchinario. Tutto venga gestito da un macchinario, da un trattore con la trincia o comunque non so come si chiama quel macchinario che ha la sega, che taglia tutto, cippa e butta qua. Quindi passa qua perché è binati. Perché se fosse solo uno me lo mette solo in un filare. Se sono binati io trincio, spacco tutto questi pioppi qua e le metto da una parte, poi passo nell'altro filare binato e le metto dall'altra parte. Quindi è molto più organizzato. Ci sono dei trattori che fanno questo, l'avrete visto sicuramente, tagliano e poi hanno una sorta di tubo che invece di metterlo dentro a un silos o comunque dentro a un altro camion, lo può buttare, lo può organizzare bene nel filare piano piano che taglia. Stessa cosa può essere fatto col taglio d'erba, per
però passando poi una pacciamatura legnosa miglioriamo tutto quanto. Ok, quindi in un sistema semplice dove facciamo questo qui manualmente è meglio tenere i filari singoli chiaramente, quindi non binati, solo pioppi o comunque salici, o potete fare pioppi, sambuchi, salici. L'obiettivo è fare una striscia di biomassa, ok? Quindi fate biomassa. Ora, cos'è che c'è da dire? Che io consiglio sempre, comunque, nei filari dove mettiamo gli alberi da frutto, almeno nei primi anni, di metterci sempre un supporto di una pianta madre, che può essere un pioppo o il sambuco sotto, per facilitare la crescita. Chiaramente poi in futuro questi pioppi qui vanno tolti, perché c'è troppa ombra, se no c'è l'ombra di questa e c'è troppa, insomma, anche il vantaggio di tenere questa differenza in filari è che hai molta più entrata di sole, ok? Riesci a gestire molto bene la raccolta della frutta, riesci a gestire molto bene l'accumulo della biomassa e hai un'entrata di sole ottimale. Tutta quella del mezzogiorno ce l'hai, c'hai tutta quella, c'hai un sacco di entrata di luce. Infatti, vedete una X, questo è un semplicissimo filare di frutta. Gli emergenti, se si vogliono mettere, se si vogliono mettere, io consiglio di sì, mettere nei filari dei frutti per agevolare la crescita nei primi momenti. Vanno poi tolti al secondo, terzo, quarto anno, dipendendo da quanto crescono. I frutti si possono mettere anche ogni 1 o 2 metri, fino a 4 o 6 o 5, 6 metri. Cioè, qui, questo frutto, questo frutto, questo frutto qui, non avendo più il problema dei pioppi che sono in mezzo, quando in età adulta, possiamo metterli anche in super intensivo, possiamo metterli molto attaccati, fino come ci sono dei impianti di melo che le mettono ad ogni metro, per esempio. Ma possiamo decidere se vogliamo fare un albicocchetto, possiamo metterli, di solito gli albicocchi stanno ogni 4 metri, i meli da su Franco stanno su 6 metri, si può decidere, è molto scalabile questo programma qui. Manutenzione dei filari da biomassa singoli, che sono quelli che vi consiglio se fate tutto a mano, insomma. Il primo anno si lascia crescere, si lasciano crescere tutti, no? Questi filari qui. Il secondo anno si spalcano, quindi si tolgono i palchi bassi, e negli anni dal terzo in poi si inizia con il capitozzo, il cedo e la formazione del callo. Cosa vuol dire questo? E questi filari qui singoli, adesso qui li vedete binati, ma sarebbero singoli, nel caso appunto più facilitato, e all'inizio comunque vanno fatti crescere almeno 1 o 2 anni, che prendono vigore. A quel punto che prendono vigore si può fare quello che viene chiamato short rotation coppicing, potete cercarlo su internet, anzi vi consiglio di cercarlo. Short rotation coppicing viene fatto per creare biomassa, quindi sono impianti di pioppi che vengono tagliati e triturati per fare biomassa ogni 2 anni, ok? Fanno questo lavoro qui, fanno. Quindi quello che fate è lasciate crescere il primo anno i pioppi. E già dal primo al secondo anno iniziate a spalcare, quindi avete già del materiale organico, e dal terzo in poi si inizia a capitozzarli. All'altezza bisognerà vederla, può essere 3 metri, può essere 4 metri, può essere 5 metri. Ricordate che il vantaggio di questo è che potrete anche andare a raccogliere la legna, cioè alla fine noi utilizziamo sempre la chioma per pacciamare. Ma intanto ci sta crescendo un fusto. Se andiamo a tagliare ogni volta 4 metri, 5 metri, dopo 11-12 anni possiamo raccogliere il tronco del pioppo, che è venduto a un buon prezzo, ok? Se, e la lavorazione è ottima, perché avremo spazio di entrare, di tagliare gli alberi, di portarli via. Se invece fossimo in un sistema di questo tipo qui è complicato, perché abbiamo gli alberi da frutto in mezzo. Per questo reputo che questo sia un ottimo sistema. E quindi, ecco, quello che si può fare qui, non è detto che bisogna solo mettere pioppi o comunque salici, anzi vi consiglio di mettere per esempio i sambuchi sotto, qui, in modo da fare questa cosa qui, cioè che il tronco, una volta che va su,
E poi, ecco, scusate, vi dicevo, si inizia con il capitosto, esatto, si inizia col capitosto, facciamo il callo là sopra ed ogni anno, tipo a settembre, andiamo a prelevare tutta quella crescita di foglie e ramaglie e a metterla e a stenderla, e la andremo a stenderla appunto qua, nei frutti, ok? Una piccola parte può essere lasciata qui per i nostri pioppi. Lì bisogna appunto dividere un pochino, un po' di erba qui, un 10-20% va lasciato e di ramagli per questa parte qui, il resto che è più importante per i frutti. Intanto anche i sambuchi comunque si possono mettere sotto. Infatti io consiglio, vedendo la crescita, i pioppi salici comunque possono essere messi sul filare appunto questo qui ogni 0,5 metri fino a 1 metro, ok? Quindi qui fate conto che ci possono essere, da questo pioppo qui a questo pioppo qui, ci possono essere dai 50 centimetri fino a 1 metro. E in mezzo ci possiamo mettere dei sambuchi, che sarebbero ottimi. Quindi mi vanno a formare quella sostanza organica anche in quello strato medio-basso. Quindi avremo ancora più sostanza organica. Sambuchi o comunque carciofi o quello che volete mettere. Consiglio i sambuchi io. Bene. Quindi sto dicendo piuttosto tutto, credo. Nei filari binati, come vi dicevo prima, sarebbe tutto meccanizzato, fatto dai trattori, e la potatura legnosa da pacciamatura nei frutti. La distanza per me è ottimale, ma anche quella si può cambiare dai 0,5 a 1 metro, si fa la binatura dei pioppi e anche qui si possono comunque mettere i sambuchi. Anche in questo caso, quando si passa al macchinario, quando si passa il macchinario qui, quello che si può fare è piantare anche comunque, prima di trinciare, piantare dei pioppi interni qui, in modo che questi qui vengono trinciati alla base e messi qua. E intanto qua in mezzo ci sono dei pioppi che continuano a crescere nell'arco degli anni, che potremo poi andare a vendere il legno. Quindi questa tecnica qui è chiamata Short Rotation Coppicing. Cercatela su internet, c'è un buono spunto, un buono spunto. La manutenzione appunto dei filari binati, che non consiglio a piccole aziende o comunque a chi non ha i macchinari. Il primo anno si lascia crescere, il secondo anno si spalcano anche qui i pioppi per prelevare pacciamatura, o si inizia già con lo short rotation coppicing ogni 2 anni, cioè ogni 2 anni invece di spalcarli appunto le trinci le metti subito qua. Questo è appunto lo schema che vi dicevo, cioè tra 6-8 metri in questo filare binato qui all'interno si lasciano dei pioppi crescere, in modo da poi in mezzo tra i filari binati si può lasciare crescere un pioppo per accogliere il legno ogni 6-8 metri. Ok, il legno chiaramente si raccoglie, ragazzi, dopo del pioppo dopo 11-12 anni. Bene, bene, bene. Io ho detto tutto, ragazzi. Vediamo se. Bene, il video è durato molto, credo, più di un'ora, mi sa, vedremo dopo a montarlo. Tra l'altro sentite che belli sti uccelli, ragazzi. È un'altra cosa che succede nell'agroforestazione, che aumenta tantissimo la biodiversità sia dei microrganismi ma anche dei macroorganismi, quindi arrivano uccelli, arrivano ricci, arriva di tutto. In realtà è in simbiosi col sistema, non è vero che fanno danni e via dicendo, è perché fanno danni perché facciamo del gran casino, togliamo tutte le prede, i predatori, e quindi quando arriva una piaga, appunto la chiamiamo piaga, ma in realtà cerca di inserirsi in un sistema che è degradato. Concludendo il video, comunque, guardate che bello sto pioppo, questo sarà l'ultimo video dopo tanto tempo. In questi ultimi giorni ho fatto tantissimi video e vi consiglio veramente se vi interessa chiaramente il progetto, di andarle a rivedere, riguardarle e riguardarli. Io guardo veramente sto un sacco di tempo su YouTube, spesso a vedere dei bei progetti di altri YouTuber o comunque altri agricoltori, diciamo, sperimentatori, e si impara molto. E a volte le riguardo continuamente.
cambio idea continuamente. E quindi, ecco, quindi avrete in realtà molti video che ho fatto che potete rivedere ripartendo dall'anno scorso, come ho lavorato la terra, come ho messo giù gli alberi, tutte le cose. Cioè, veramente il grande vantaggio che ho quasi sempre filmato, quindi potete vedere, quello è una gran biblioteca, quello è un gran vantaggio. Sono stato felice perché sono riuscito a essere abbastanza costante, che di solito non sono, ma per una cosa così che mi interessa così tanto, non è difficile essere costanti in realtà, perché quando ti interessa realmente qualcosa, si trova il tempo, sicuramente si trova la volontà di farlo. Bene, quindi non mi resta che augurarvi tanta sperimentazione, tanto raccolto, tanto successo. Iscrivetevi al gruppo di Facebook, ve lo ripeto, che è Agricoltura Sintropica barra Agroforestazione Italia, tra parentesi Terra Genera, ve lo metto qui nei link in basso su giù. Se volete ancora donare, vi ringrazio veramente, veramente di cuore. In questo momento il vostro aiuto è abbastanza importante, anche perché andrò in India a fare volontariato, è vero, comunque qualche soldo c'è bisogno, e sono abbastanza messo male con le finanze, però si fa sempre quel che si può. Se tutto ciò che ho condiviso con voi, appunto, vi ha aiutato e potete contribuire, è una cosa stupenda, è una cosa veramente ottima. E, ripeto, Terra Genera, l'ho voluta chiamare appunto Terra Genera per l'importanza appunto della terra e della generazione, non come generazione di giovani, ma come generazione che genera la terra, che tu abbia 90 anni, 100, 100, 200 anni, che tu abbia 2 anni. Sei sempre un essere umano, siamo sempre esseri umani. Questa deve essere una generazione che sviluppa la consapevolezza che il terreno è fondamentale, che il terreno fa parte di noi. Se il terreno non è fertile, noi come specie, come esseri umani, non potremo mai vivere in felicità. È impossibile. Questo è un concetto difficile ancora da capire, vedo per molte persone. Quindi vi invito a iscrivervi nel gruppo, iscrivetevi nel gruppo, condividete i vostri esperimenti, le vostre idee e confrontatevi. Io andando in India difficilmente potrò rispondere tanto, però se volete provare a fare qualche domanda vi invito non di farmela a me in Instagram o sull'email, ma di farla nel gruppo, e lì è bello perché se vi rispondo, comunque vi risponde qualcun altro, via dicendo, è visibile a tutti quanti, perché se ogni volta che io vi rispondo nelle email rimane una risposta solo per voi, se invece rispondiamo in pubblico rimane un documento che è lì, che qualcun altro lo legge e ne può trarre beneficio. Questo è il concetto di condivisione, che è importante, può aiutare diversi altri che stanno facendo progetti. Voglio ringraziare un'altra volta Peter per il suo grandissimo contributo, che mi ha aiutato moltissimo a cambiare idee, a confermare idee, a rimettermi, scombussolarmi, poi ricostruirmi sulle idee, via dicendo. Quindi vi consiglio a voi anche di confrontarmi fra di voi. E vi ringraziare tutti quanti, Matteo, anche persone che non ho neanche conosciuto direttamente, Tobia, adesso non mi vengono i nomi, ragazzi, però ci siamo sentiti con diverse persone solo sui social, e alcune l'ho viste, altre no. Che non ci sia la possibilità di fare un progetto tutti assieme, e spero che ci sia la possibilità. Vedremo se vi potrò, anzi, speriamo che qualche mio parente che appunto nel terreno dell'agroforesta faccia dei video, delle foto ogni tanto, che le potrò comunque condividere nei social, che
che almeno vedrete, perché quest'anno qui è importantissimo, quest'anno qui cioè, gli alberi sono pieni di frutta. Sarebbe bello condividere comunque, me ne vado via proprio nel clou, nel momento in cui le albicocche stanno producendo, stanno iniziando a produrre, i peschi stanno ingrossando, le mele pure, le pere anche, e quindi è un po' triste, però è una nuova avventura per me. Vado con grande probabilità a fare volontariato in un ampio spettro, in un'associazione ampio spettro, però probabilmente in un campo che è l'agroforestazione. In un'associazione che ha dei progetti di agroforestazione immensi, molto molto grandi. Quindi il mio obiettivo come Terra Genera è portare consapevolezza e mostrare l'efficacia dell'agroforestazione come futuro dell'agricoltura in tutto il mondo e soprattutto nel mio caso nell'agricoltura temperata. Vi ringrazio di cuore a tutti quanti, spero che ci vedremo presto, ci sentiremo presto. E aspetto comunque dei vostri feedback nel gruppo, scrivete, condividete e vogliamoci bene. Ciao a tutti.